Ciao, benvenute e benvenuti alla prima lezione degli allenamenti Pelvic Core per Muller. Io sono Francesca, sono una kinesiologa, mi occupo di collaborare con professionisti sanitari che a loro volta si occupano di riabilitazione del pavimento pelvico stando in palestra. Perché il corso si chiama Pelvic Core? Perché andremo ad attivare tutta la muscolatura del core di cui fa parte anche il pavimento pelvico, che è una muscolatura profonda, che si attiva sia in posizione statica che dinamica per permetterci appunto di stare. Partirei subito con la mobilità, partendo da una posizione di quadrupedia con le mani sotto le spalle e da qui con delle rotazioni dell'anca nelle due direzioni, quindi tre, adesso in avanti. Non ho specificato che è un corso rivolto a persone i cui pavimenti pelvici sono normotono. Come fare a verificare la condizione di un pavimento pelvico facendo una valutazione del pavimento pelvico con un professionista sanitario specializzato, quali ad esempio ostetriche e fisioterapisti specializzati in pavimento pelvico. Ok, partiamo subito con il primo esercizio di questo allenamento che sarà ad alta intensità, a basso impatto, quindi andremo ad impattare poco sul pavimento pelvico e sulle articolazioni. Saranno 5 esercizi da ripetere per 2 volte in un circuito. Quindi, primo esercizio ponte con piedi piantati a terra, palmi delle mani a terra. Respiro, mi concentro e salgo contraendo i glutei, attivando l'addome, spingendo forte sui talloni. 2, 3, andiamo a 12. Questo è un esercizio che permette di lavorare principalmente sul grande gluteo, che è un muscolo fondamentale per la stabilità del bacino. 5, ma anche su appunto il core, gli ischiocrurali che sono i muscoli posteriori della coscia. 7, 8, mantenere una respirazione costante. 9, 10, 11 e 12. Ok. A questo punto andiamo con il secondo esercizio, che è un burpee modificato. Quindi posizione di partenza, solita quadrupedia, quindi mani sotto le spalle, mi allungo quasi in plank. Da questa posizione pianto il piede, pianto il secondo e salgo anche con le braccia, torno e di nuovo 2, forse è meglio se mi giro, 3. Piantare bene la pianta del piede, alternare il piede con cui salgo. 4, 5, anche qui arriviamo a 12, 6, 7, adesso sono andata avanti col piede sinistro, mi pianto col piede destro. 8, 9. 10, 11, ultimo e 12. Torno sul mio tappetino, mi metto in posizione di decubito laterale, appoggio la testa sulla mano, attivo l'addome già in questa posizione, bacino perpendicolare a terra, gamba sotto flessa. Per dare stabilità, gamba sopra estesa, punta del piede indentro, piede martello e parto. Importantissimo attivare l'addome in questa posizione per non permettere all'arto che sta facendo leva e sale di muovere troppo il bacino andando a scaricare sull'area lombare. Ok. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio lato, faccio la stessa cosa.
decubito laterale, mi appoggio su un fianco, bacino perpendicolare a terra, ginocchio sottoflesso, gamba sopraestesa, piede a martello, punta del piede in dentro e salgo via. Andiamo a lavorare il piccolo e il medio gluteo. Facciamo ancora 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ci prepariamo per il plank. Facciamo una versione facilitata del plank. Nelle prossime lezioni ne vedremo di un po' più tosti, ma questa è la prima, per cui direi di iniziare con una versione semplice, con i gomiti appoggiati, avambracci a terra, spalle sopra i gomiti, mi allungo come per fare il plank, quindi con i glutei all'altezza delle spalle, ma appoggio le ginocchia e rimango in posizione con l'addome attivo per 20 secondi. Continuo a respirare. Tre, due, uno. Pausa di 10 secondi. E poi torniamo nella posizione. Respiro. Mobilito un po' il collo nel frattempo. Sciolgo. Tre, due, uno, e torno nella posizione del plank, a ginocchia appoggiate. Di nuovo 20 secondi. Ok, ancora 10, 4, 3, 2, 1, e torno. Mi riposiziono supina. Pianta dei piedi a terra, addome già attivo in questa posizione, non è mai completamente rilassato. Respiro, mento leggermente verso il petto, mi rilevo, non sono i muscoli del collo che si attivano per rilevare la parte alta, ma è la muscolatura profonda dell'addome, e a questo punto vado a schiaffeggiare le caviglie. Continuo a respirare, cerco di non andare mai in apnea, attenzione sempre a non sforzare la muscolatura del collo in questa posizione, piuttosto mi alzo meno, ma lavoro solo di addome. 5, 4, 3, 2, 1. Ora posso rilassare tra un giro e l'altro. Adesso ripartiamo con il primo esercizio e ripartiamo e ricominciamo dall'inizio con il ponte. Quindi rilasso un attimo, lascio andare, mi preparo, piante dei piedi a terra, palmi distesi, peso sui talloni, pronti e via. 1, 2, 3, arriviamo a 12, 4, attivo bene i glutei, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok. Torno con il burpee modificato, quindi posizione di partenza, sono in quadrupedia, mani sotto le spalle, mi allungo come in plank, da qui pianto il piede destro, piede sinistro che segue, mi rilevo, 1, cambio piede, parto col sinistro, 2, torno, piede destro, 3, sinistro, 4, cinque, sei,
7, 8, cerco di piantare bene la pianta del piede, 9, 10, 11, ultimo, e 12. Torno in decubito laterale, appoggio la testa sulla mano, controllo che il bacino sia perpendicolare a terra, attivo l'addome, ginocchio sottoflesso, gamba sopra distesa, piede a martello, punta del piede in dentro e parto. 2, 3, 4, attivo l'addome, 5, 6, continuo a respirare, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio lato e faccio la stessa cosa. Controllo che il bacino sia perpendicolare a terra, attivo l'addome, ginocchio flesso sotto, gamba distesa sopra, piede a martello, punto del piede in dentro e via. Controllo sia salire che scendere. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto mi preparo. Andiamo a fare la versione facilitata del plank, quella con le ginocchia a terra. 20 secondi, pausa 10, altri 20 secondi. Mi preparo e via. Respiro e sto. Ok, 4, 3, 2, 1, pausa un attimo, sciolgo, mobilito un attimo le spalle, ok, e torno nella posizione, altri 20 secondi. Continuo a respirare, 4, 3, 2, 1, ok, torno in decubito supino, sempre ginocchia flesse, piante dei piedi a terra, attivo l'addome e salgo, controllo di non stare su grazie alla muscolatura del collo ma quella addominale e vado per una ventina di secondi. Continuo a respirare. Quattro, tre, due, uno. E pausa. Abbiamo finito anche il secondo round. Possiamo lasciare andare la muscolatura. Distendo le gambe, respiro, permetto ai muscoli di sciogliersi e rilassarsi, porto un ginocchio al petto, se dovesse allargarsi va benissimo, e sto cercando sempre di appoggiare la testa con lo sguardo verso l'alto e non indietro per permettere alla colonna di mantenere la sua curva fisiologica senza accorciare le catene posteriori. Faccio un cambio gamba, stessa cosa. Respiro. Ok, quando sento che la respirazione è tornata normale, posso alzarmi e abbiamo finito. Allora, vi ringrazio
Spero di vedervi le prossime volte. E con questo è finita la lezione. Ci vediamo la prossima volta.